Patrizia Carrera, la professoressa Carrera che ci sta raggiungendo. Buonasera. Accompagnata dal professor Donato Gagliastro. Nella prima metà dell'Ottocento nasce la figura del flaneur che attraversa la città con passo lento e soprattutto con occhi nuovi. La flânerie, il camminare curioso e riflessivo, nasce e si evolve con questo compito, sino a diventare lo strumento di ogni cittadino per reclamare con forza il proprio diritto alla città. Prego, consiglio. Il flâneur è mi soccorre Walter Benjamin, che dice il flâneur è colui che cammina per le città portando spasso una tartaruga. L'idea è quella di un rallentamento del passo che consente al cittadino della nuova metropoli che nasce agli inizi dell'Ottocento di osservare i cambiamenti che gli si stanno, diciamo, generando intorno. Non è un caso che la figura del flâneur, intraducibile in italiano, nasca nella Parigi ottocentesca, è la grande metropoli, è la metropoli dove la società che cambia, la modernità va prendendo forma, si sta facendo pietra, sono i grandi boulevard, sarà la Parigi che tra un po' verrà trasformata dai grandi boulevard di Haussmann, quelli che noi vediamo quando oggi visitiamo quella città. Il flâneur sì, è assolutamente un camminatore capace di riflessione, di pensiero, di lentezza, e in questo senso è sicuramente ozioso. Il flâneur somma in sé alcune figure, è innanzitutto un archeologo perché scava, cerca tracce, poi è anche un investigatore perché proprio la Sherlock Holmes deduce dai cambiamenti, dagli angoli, da quello che sta cambiando nell'architettura delle città, ma è anche un collezionista, perché tutte queste tracce sparpagliate, questi frammenti, li ricostruisce e li rende discorso coerente. E infine giornalista, perché sa raccontare in un mondo che sta cambiando, la Parigi dell'Ottocento è un mondo che sta cambiando in fretta. Se vi leggete i poemetti in prosa di Baudelaire, ve la racconta, e Baudelaire è uno dei primi che racconta questo cambiamento, questa accelerazione del tempo. Ecco, in questa città, in questa società che sta cambiando, in questa modernità che si affanna ad arrivare, ecco, il flâneur è colui che sa essere rivoluzionario. Pensate alla forza che oggi può avere la flânerie in termini di atteggiamento rivoluzionario. Siamo tutti sempre in debito di tempo. Il camminare per noi, uno spostarsi da un posto a un punto A a un punto B, e ci vorremmo certe volte teletrasportare, perché il viaggio è soltanto un impedimento. Il flâneur invece fa del viaggio, dell'osservazione, l'occasione per comprendere tutto quello che sta accadendo intorno. Quindi in questo senso sì, c'è una forza nella sua oziosità, nella sua lentezza. Ed è anche la ragione per cui lo definisci in una pagina una figura nell'arte rivoluzionaria, come assolutamente sì. Se mi permettete di tratteggiare brevemente i contenuti di questo libro molto stimolante, il libro si divide in due parti che poi sono complementari tra di loro. Nel primo libro l'autrice delinea un itinerario storico di questa figura, che viene esaltata dai primi cantori intorno agli anni 40 dell'Ottocento, Ward e dell'altro anche nello stesso anno pubblicano un pamphlet dal titolo analogo, e soprattutto quella Baudelaire alcuni anni dopo, ma in questi casi si tratta di una figura che, come tu la descrivi, ancora di contorni spiccatamente letterari, che infine a lasciarsi trasportare dalle emozioni, dalla momentaneità, della fugacità delle impressioni, quindi una figura che non studia analisi sistematiche e frammentarie, e però con Benjamin, che tu hai citato prima, che la riflessione diventa più metodo, diventa si precisa, si raffina, al punto che la flânerie può persino assurgere a diventare essa stessa un metodo di indagine sociologica. Poi
dedichi anche un capitolo ad altri illustri sociologi come Simmel e il suo allievo, e a questo proposito ho anche citato una tua espressione, dici che la famiglia è un metodo per catturare il pervasivo carattere dinamico della modernità attraverso i frammenti di realtà che essa lascia nella città. Mentre la seconda parte del libro esauriti i contenuti storico-teorici della prima, propone una serie di esempi di applicazione effettiva di questo metodo all'osservazione della città, e segnatamente propone l'analisi, la tua analisi sociologica si concentra sulla città di Strasburgo, la città delle strade per eccellenza, di cui ci conosci anche l'origine del nome, città delle strade, appunto. E infine poi mette anche in luce il rapporto tra il flaner e i segnali della crisi economica che sono disseminati nell'osservazione delle strade, e quindi in questo modo dimostra anche quanto questo tema sia profondo e quanto si possa diffrangere in ulteriori direzioni, ulteriori sviluppi tematici. Abbiamo parlato quindi del flaner come figura esaltata alle sue origini da Ward e la Croix e Baudelaire. Tutti e tre considerano la città e la metropoli come un simbolo della modernità, ma in che cosa si differenziano queste tre visioni? Già che i primi due, a differenza di Baudelaire, non sono dei poeti, comunque credo che a loro si veda anche la fortuna di questo termine. Sì. Allora, sì, sono diverse le figure, no? Un impresario teatrale come Watt, un filosofo come Lacroix, però che si occupano di questa figura, perché sento che in questa città che cambia stanno cambiando anche i modi di osservare il mondo. Però è Baudelaire che, pensate, quando vede tutto questo cambiamento intorno a sé, non soltanto sente che ci vuole bisogna osservare, ma inventa i poemetti in prosa che sono uno strumento per poter fissare quelle osservazioni. Perché secondo lui dice, uno di questi bellissimo, il titolo è l'aureola del poeta, cioè l'aureola del poeta è caduta nel fango, sta dicendo che il poeta non può stare più nella sua soffitta in maniera molto un po' alla bohemienne, a riflettere su cose alte, no, il filosofo, il poeta, l'osservatore deve scendere nelle strade, sporcarsi con il fango del macadam per poter comprendere le cose. Meglio di me, ovviamente, c'è Calvino, permettetemi di leggere un passaggio che mi è piaciuto citare. Lui dice: la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento legato a sua volta di graffi, segmentature, intagli, svirgole. Ecco, cioè la città si scrive nei suoi dettagli, e il flaner è colui che è capace alla grammatica, sa leggere la città. Ricordate quando Victor Hugo nel Gobbo di Notre Dame parla della città come un libro di pietra, un libro nel quale si scrivono i cambiamenti? Ecco, il flaner è colui che sa leggere quei cambiamenti ed è in grado di leggere i particolari e di riportarli continuamente all'universale. Quando il professor Cagliasso mi ricordava uno degli esempi che ho voluto riportare nella seconda parte del testo, quello relativo alla crisi economica, ecco, la crisi sicuramente ne leggiamo purtroppo da tanto tempo, molti l'hanno sentita sulla propria pelle, però chiunque passeggiando con uno sguardo attento legge i segni della crisi, li legge nei locali con gli affittasi, li legge con nei negozi che si riempiono solo ai saldi o nei saldi anticipati tutto l'anno per attirare clienti, li legge nelle vie di alcune vie del consumo che si contraggono e diventano sempre più desertificate perché si rivolgono a un target, a quella fascia media che pian piano è andata scivolando verso la soglia della povertà e non è più un consumatore pregiato così come lo era nel passato. Allora il flaner è colui che sa cogliere questi segni, per cui la crisi non la legge sui libri, la vede nella città,
e immaginate la valenza politica e pedagogica in questo senso della Fourierie. Vi faccio solo un esempio che ho riportato anche ai miei studenti quando l'abbiamo fatto proprio come laboratorio. Il nostro lungomare, voi sapete il lungomare di Bari, sono di Bari, è un lungomare fascista, creato in giro di 3-4 anni, sono sempre edificati tre grandi edifici sul nostro lungomare. Eppure se voi guardate lo stile architettonico, pure quello, sono profondamente diversi, perché ciascuno di quegli edifici doveva rappresentare uno dei valori simbolo del fascismo: la caserma dei carabinieri e la fortezza, il palazzo dell'ex provincia, attuale città metropolitana, richiama la torre di Siena. Poi abbiamo l'aviazione col futurismo, no? Con uno stile completamente diverso. Allora voi immaginate i ragazzi, invece di raccontare i valori del fascismo, invece di raccontare l'impresa alla trasvolata di Balbo, fargliela vivere così, raccontarglielo così, camminare. Il nostro lungomare, un'altra cosa che è venuta fuori dagli archivi, non ha avuto solo di recente le panchine sulle quali noi sediamo, perché così come scrisse il prefetto di allora, avrebbe contraddetto lo spirito guerriero dell'Italia. Non ci si poteva sedere, non è che non entra per le coppiette per il lungomare, bisognava sfilare sul nostro lungomare e leggere il fascismo. Cioè le architetture raccontano la storia, occorre però, come ogni libro, possedere la grammatica, perché se non sappiamo leggere, ogni libro è fatto di segni e di carta. La città è così. Ha ragione Victor Hugo quando dice che la città è un libro di pietre, proprio per questo bisogna conoscerne la grammatica, conoscerne i segni. Per essere un flaner non basta camminare, bisogna avere la consapevolezza e la cultura di riconnettere continuamente, perché altrimenti il lungomare è solo un lungomare, un edificio è solo un edificio. E questo lasci da scoprire una coppia oppositiva tra camminare e passeggiare. Tu vieni a sottolineare che quello del flaneur è un camminare, non un passeggiare, che va distinto da questo tipo che è più peculiare del girovago, e va distinto anche dall'entità di quello che oggi potremmo definire un termine più moderno, turista, che è più mosso invece dalla ricerca dello svago e dell'amministrazione, e sottolinea anche che va comunque distinto dalla gelida, agita, freddezza, eleganza, ricercatezza del venti che ostenta il suo fastidio per i costumi borghesi. Ecco, a questo punto soddisfa una curiosità, visto che mi è venuta la curiosità di leggere anche quel pamphlet scritto da Baudelaire sul stile della sua vita, che poi non è altro che uno scritto di critica d'arte sul stile di Acquarelli, un poeta a lui coevo. In quel libro lui fa anche una esaltazione del tempo, lui che è stato anche un cantore del flaner. Che cosa secondo te distingue il flaner dal tempo, visto che entrambi sono accomunati da un'altra caratteristica, che è quello dello sguardo estetico? Per esempio, che cosa differenzia il flaner da utenti di tipo dannunziano come Scoreggi, che considera fondamentale e primario i valori estetici, al punto che avessi subordine e riduce tutti gli altri, principalmente quelli morali? Tutta una parola, questa domanda. Allora, è vero, sin da subito il flaneur viene accostato inappropriatamente a Danny, perché era quella la figura che andava emergendo. Immaginate, ora fatemelo passare, immaginate la Parigi e comunque l'inizio dell'Ottocento. L'aristocrazia vacilla, la borghesia è in lotta per affermarsi. È una sorta di momento, quello che si definisce anomico, cioè in cui non ci sono valori ancora ben consolidati. E lì ci sono questi, scoppiano le figure. Avete il dandy, immaginate la Oscar Wilde, no? Quindi è la figura borghese, ma che si vuole distinguere dalla folla, eccentrico, che si diverte a sorprendere continuamente, quindi ha una, e la sua vita stessa è la critica alla società che pretende di giudicarlo.
però è una figura che non si mescola, che guarda con un sorriso ironico, ma soprattutto quasi cinico, la città che sta diciamo attraversando. Il Flanel non ha questo interesse a rimanere fuori dalle cose, il Flanel invece si contamina con la città, si avvedera della differenza che la città gli consente. Ecco perché si può essere Flanel solo in un luogo vitale, perché il Flanel ha bisogno del cambiamento. Immaginate l'uomo della folla di Pau, che quando nella sua città per fare flânerie decide di seguire uno sconosciuto, cerca fra la folla una persona che è molto diversa da lui e per un giorno lo segue e scopre così un'altra città, scopre altri percorsi, scopre altri luoghi che non sarebbero mai appartenuti, e quindi fa esperienza di una città altra. Non so se qualche anno fa venne proiettato nelle sale il film Mio Cognato, o anche La Capagira prima. Ecco, i baresi che hanno visto quel film sono stati accompagnati in un'esperienza di flânerie, perché è stata raccontata loro una Bari che non apparteneva alla propria esperienza ed è stata raccontata con gli occhi di un altro. Ecco quindi che a noi forse quando sottolinea questa differenza tra il camminare e il passeggiare. Il passeggiare è quello un po' così indolente, un po' diciamo per ricaricarsi, anche un po' per distrarsi. Il camminare inteso in senso da flâner, perché ci sono tanti modi di camminare, quello distratto, ormai tutti col cellulare, persi negli iPhone, eccetera. Il camminare del flâner invece è un camminare attento, curioso, consapevole. Ed è quello che, come dicevo, raccoglie tracce, ecco perché Benjamin lo accosta alla figura dell'investigatore. E quando si parla del camminare del flâner, sono gli occhi nuovi di Proust, no? Quello che quando Proust dice che ho guardato lo stesso luogo con altri occhi. E questa è l'idea del flâner. Diciamo, tutti siamo potenzialmente flâner. C'è un bellissimo passaggio di Diderot che quando parla della deriva, che è accostata nelle sue riflessioni proprio alla flânerie, lui dice: si può fare flânerie anche da fermi in un luogo. Cioè io potrei fare in questo momento, chiunque di noi potrebbe fare in questo momento flânerie, se guardando ciascun altro cominciasse a guardare l'abbigliamento, quello sguardo, il modo di atteggiarsi, perché ti racconterebbe l'esperienza, proverebbe a immaginare cosa c'è dietro quel volto. Spesso lo facciamo, immaginate quello che facciamo, non so, anche ai matrimoni, quando cominciamo a cercare di capire le persone, no? Guardiamo gli abiti, guardiamo come si atteggiano, vediamo la coerenza tra l'abbigliamento e l'atteggiamento, li ascoltiamo parlare. Questo, se voi lo amplificate a livello di esperienza urbana, diventa l'occasione per riconoscere e riappropriarsi non soltanto della città che è, ma di immaginare la città altra. C'è un bellissimo passaggio, e poi vi minaccio. Quando Ville Ferro parlava del diritto alla città, raccontava di quando gli studenti francesi, il maggio francese, gridavano come slogan: sotto l'asfalto c'è la sabbia. Vuol dire che sotto i percorsi dati, quelli che la città già offre e ci impone, c'è la sabbia, che invece la utilità e la possibilità e l'immaginazione e tutto quello che è di altro, ma perché altro possa accadere, altro va immaginato. Ed ecco che immaginare l'altro non può prescindere dal conoscere quello che è. Ecco che la flânerie diventa uno strumento fortemente politico, non partitico ovviamente, non banalizzo, ma politico nel senso del mondo, apre al mondo della possibilità, perché la politica è questa, è immaginare il futuro e immaginare possibilità altre. Ecco, il camminare secondo me è uno strumento importante in questa direzione. Sei una studiosa anche delle città, come abbiamo detto, è scritta recentemente anche un bellissimo articolo sulla cooperazione commerciale e digitale, intendendo il commercio come sia come un elemento identitario della città, sia un elemento che contribuisce alla definizione dell'organizzazione del campo di spazio. Ecco, la studiosa
della città, vorrei farti questa domanda. Il libro, anche questa sera, è dichiarato che la famiglia di Ponte assurge al metodo di indagine sociologica, un metodo raffinato per comprendere la città attraverso il palazzo. Coinvolgendo anche la molteplicità dei sensi, però è anche messo in luce alcune quantomeno dei limiti che vengono denunciati all'interno di questo metodo, perché sono sempre vincolati e riconducibili all'io, alla sfera soggettiva dell'osservatore. Quindi come tu ritieni che si possano superare questi limiti? Come si può superare la capacità di iniziativa del singolo soggetto che riduce la sua osservazione, la sua personale scoperta del mondo, la sua personale modo di intenderlo? Sì, è un'altra domanda difficile. Effettivamente la planning, così come ogni metodo di ricerca che riguarda le scienze sociali, quindi la non replicabilità spesso delle esperienze, risente dei limiti della soggettività. Però quello che a volte può essere vissuto come un limite potrebbe essere anche immaginato come una potenzialità, perché il flaner poi si confronta, cioè non è un momento totalmente, mentre il camminare è un'esperienza individuale, successivamente il flaner si confronta e quindi è in quel momento del dialogo che nasce l'occasione della moltiplicazione dell'esperienza. Faccio un richiamo a uno dei due capitoli più empirici che ho riportato, quello di Strasburgo. Ho immaginato il camminare per Strasburgo, riportando un'esperienza di ricerca che abbiamo condotto con dei colleghi. Io invece l'ho letta, loro erano degli urbanisti e degli architetti, io l'ho letta da sociologa. Per esempio, se voi camminate per Strasburgo, una delle cose che mi colpiscono è che nella piazza principale c'è uno strano monumento dove c'è una donna che stringe due corpi senza casacche, se si capisce che è un monumento ai caduti. Non so, sapete che normalmente si intuisce, no? Di che esercito siano i caduti, e invece in quel caso queste persone non hanno giubbe. Allora, se uno cammina distrattamente, no? È il turista che dicevamo prima, il turista che ha la sua Lola Yulan che gli dice le 10 cose da non perdere a Strasburgo e per fare veloce vai dal punto A al punto B al punto C. Il flaner invece, che è quello che si lascia sorprendere dalla città, che cammina senza schemi prefissati, senza Google Map, senza mia mappe, dice Benjamin, la cosa più bella è perdersi, sapersi perdere in una città. Ecco, il flaner che va per Strasburgo guarda questo monumento e sa che lì viene raccontata l'identità straziata di quella città, continuamente contesa fra francesi e tedeschi. E quella madre ha i due figli che non hanno giubbe, perché sono state famiglie intere divise, si sono trovate le une contro le altre. Allora è quello, negli odori, nei suoni, perché non c'è soltanto lo sguardo, ma camminando possiamo farci coinvolgere con la totalità dei nostri sensi. Ecco, camminando per Strasburgo voi realmente leggete più di quello che potreste leggere sul libro di storia e scoprite questa identità divisa e continuamente contesa. No, vi assicuro che se ne leggete la storia e soltanto rammemorandola, c'è una specie di gioco veramente un rimbalzo di questa città. Ecco che la flaneria diventa un modo per sentire con la pelle la storia e diventa un modo, e voi immaginate, come dicevo, la valenza politica ma anche la valenza pedagogica della flaneria. Voi immaginate un ragazzo che venga accompagnato da una persona ovviamente consapevole, una città come Strasburgo, come se la dimentica più la storia, come se la dimentica più gli accordi di Versailles, la seconda guerra mondiale,
quando la vista negli angoli delle strade, come diceva Calvino. Letizia, io volevo anche approfondire, se è importante possibile, nel mio intervento, l'aspetto che ci riporta alla modernità. La metropoli è sicuramente un tema preminente anche in questo saggio, che ben oltre che l'ascolto, e non posso fare a meno di pensare anche all'evoluzione di questo termine e della nostra storia. La metropoli è la città madre per i greci, che si unisce in rapporto ai suoi figli, cioè le colonie, e che poi questo modello, questo paradigma che è superato e messo in crisi nell'epoca romana, quando la città invece accompagna le spinte centrifughe e l'evoluzione di questo spazio non è più limitato e circoscritto. Oggi la città, la metropoli, è anche un luogo di problemi, di contraddizioni, di conflitti difficilmente armonizzati. Per quella città di solito noi chiediamo che sorgisse due tendenze, due desideri. Primo è che possa funzionare come una macchina che soddisfi le mie esigenze, e il secondo è che proviamo a far sì che la città sia anche il luogo in cui io ricerco una casa, un tempo, e quindi io sono contento nella città se essa funziona perfettamente, e intendo contento anche nel senso etimologico, contentus, cioè tenuto con, tenuto dentro. Detto questo, secondo te qual è la condizione del flaneur oggi nella città, nella metropoli contemporanea, e che quanto è diverso rispetto alla città che, per così dire, gli ha dato i natali? C'è una domanda difficile dietro l'altro, no, che non più ripresentare un libro. Allora è vero, oggi la metropoli è un soggetto al quale ci rivolgiamo perché risponde, no, perché soddisfi i nostri bisogni, ma anche perché risponde ai nostri desideri, perché quello che noi vorremmo, diciamo, questo atteggiamento che noi abbiamo verso la città va ben oltre semplicemente soddisfare la nostra esigenza immediata di sopravvivenza. Chiediamo che si occupi degli eventi culturali, che ci gratifichi, che sia un luogo bello dove vivere. E tutto questo lo vive peggio che un normale cittadino, perché il flaneur vede. Il flaneur camminando coglie la buca della strada come coglie il sfascimento di un palazzo storico. Quindi il flaneur è un cittadino difficile da trattare per l'amministrazione, perché è una persona che ripeto, è consapevole, però al tempo stesso un'amministrazione solida fa del flaneur un amico, un alleato incredibile, perché il flaneur non è soltanto colui che, osservando, come dicevo, vede, ma è colui che immagina, quindi è colui che propone. Quando parlavo delle possibilità altre, è qui il gioco. Dipende dall'amministrazione. Certo, l'amministrazione deve stare al gioco della partecipazione seria, cioè non quella che viene attivata giusto per far vedere e depotenziare il conflitto, no, quella che poi discute con persone consapevoli e preparate. Oggi alle nostre metropoli chiediamo tanto, chiediamo la sicurezza, e il rosso che portiamo addosso oggi chiediamo anche che siano accoglienti, e sono termini che spesso sono difficili da conciliare tra loro. Spesso si è anche esposti a quello che si è, lasciatemi definire, un uso politico della paura, cioè quella che Mongardini chiamò qualche anno fa, è mai più attuale di così, la definizione della comunità solidale dei paurosi. Se ci alzano i livelli di paura, siamo disposti a cedere quote di libertà e cedere quote di umanità per garantirci. Allora la questione della flaneria mette in gioco tante cose che vanno ben oltre la città, perché torno a dire, nella città tutto prende forma, la città è una specie di sintesi, è quella che Lefebvre definì una sinedoche, la parte per il tutto. Allora nella città il flaneur è un soggetto privilegiato, perché guardando la città riesce a ricostruire i processi più ampi che stanno vedendo. Bari viene rifatta e di un tratto dal centro scompaiono i migranti, vorrà dire qualcosa.
i centri nelle città, i centri di accoglienza vengono posti nelle estreme periferie, addossando un problema a luoghi che già vivono altri problemi. E poi è facile scattare le questioni del razzismo, che non è razzismo, è una lotta tra poveri. Allora ecco che questo discorso sulle metropoli e le città madre hanno molto, io so che va molto di moda parlare di polis e di agorà, quindi il modello greco a chi non è piaciuto, però ricordiamoci che il modello greco era un modello chiuso, maschi, liberi e nati nella città. Il modello della società, la Civitas Societas, no, di cui scrive Pomponio, è invece quella che accoglie hostess, peregrinos e victos. Cioè la grande Roma è fatta dai nemici, dai pellegrini, dai vinti. Se non teniamo dentro questi e camminando noi li vediamo, se ci sono o non ci sono, se camminiamo con serenità tra di loro, no, qui sentiamo dentro quanto abbiamo questo modello culturale o meno, e se non teniamo questo sarà difficile fare i conti col prossimo futuro. Di ulteriori sviluppi tematici, e per concludere questa nostra conversazione volevo chiederti se si può fare della flaneria anche un metodo per interpretare anche la nostra epoca digitale, la nostra esperienza digitalizzata del mondo. Si suole dire che le cosiddette reti sociali siano la massima espressione dell'emancipazione, in quanto fanno proliferare la comunicazione all'interno del villaggio globale, mettendo in connessione in tempo reale tutti con il mondo intero e avvalendo di fatto le due importanti categorie di spazio e di tempo. Pensi che l'uso merito temporaneo possa contribuire anche a mettere in discussione e anche a demistificare questa visione sostanzialmente superficiale? Perché se è vero che siamo connessi con tutto il mondo, non possiamo fare a meno che questa connessione venga nella solitudine delle nostre stanze di fronte al vario schermo di mondo. Anche questo, e prendo proprio un minuto perché vedo la nostra ospite in piedi. Allora, soltanto per dire questo, oggi più che mai, soprattutto i nostri ragazzi sono esposti al rischio che negli anni 50 denunciavano i filosofi tedeschi della semicultura. C'è un insieme di informazioni slegate, c'è l'impressione che si possa accedere a tutto e l'incapacità però di fare di quel tutto cultura, no? Ecco perché loro la chiamavano Altbildung, proprio semicultura. Il semicolto è quello che vi sa dire tante cose, ma che non ha competenza critica. I nostri ragazzi, l'informazione digitale, più che mai hanno bisogno oggi di apprendere i meccanismi della planeria culturale, cioè di questo saper giocare dei confini, ma di saperci giocare con uno spirito critico, una competenza che va costruita ed esercitata ogni giorno, perché altrimenti il rischio è che quei bellissimi percorsi diventino labirinti inestricabili. Grazie. 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 Grazie.